ragazzi e bentornati ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi andiamo avanti con il Road to Arena 7 rimanendo a livello 1 ragazzi. Ce l'ho quasi fatta nell'ultimo video, per chi l'avesse visto eravamo in Arena 5. Guarda qui oggi Arena 6 ragazzi, 1712 trofei. Arena 6 senza le leggendarie ragazzi, tutte le carte a livello 1, il mio giocatore Xyuder YouTube a livello 1, che dire, siamo qui, ce la stiamo per fare, sono quei 300 trofei che ci lasciano la separazione dall'Arena 7, ma direi oggi di fare un paio di partite assieme, aprire anche quei due bauletti lì che mi mancano e speriamo di grattare via un po' di trofei per riuscire ad avvicinarci sempre di più ai 2000. Quindi, siamo contro Commander dei Los Terribles. Ciao bello! Che avanza subito con una mongolfiera cattivo sulla destra, ma noi con Strega e Drago dobbiamo assolutamente fermare questo attacco che potrebbe essere già fatale. Principe a sinistra per lui, in questo momento deviato dalla nostra onda di scheletri. E avanti con la furia, e avanti con la furia ragazzi. Guarda cosa succede, ha sprecato le frecce sulla mia orda. E c'è un andazzo di gente lì che fa casino. E con un attacco gli tiriamo giù la torre ragazzi. Molto bene, la partenza è good come il tonno. Andiamo avanti così senza perderci d'animo. Abbiamo 2 minuti e 15 per ragionare e riuscire a portare a casa questo risultato che ci avvicina ai 2000 trofei. Quindi, apertura con la lapide, vediamo cos'ha lui. Attenzione, momenti di tensione, a meno che non si sia già arreso e ha capito. Invece no, apre con un mago di fuoco a sinistra. Noi abbiamo messo una strega a destra, prepariamo il super peccone. Secondo me arriva la mongolfiera fra poco. E sono preveggente, direi, la mongolfiera e il mago di fuoco. Grande pericolo, il mago di fuoco mi ha loccato la torre e il drago si tira su giù la mongolfiera. Guardate ragazzi, è allucinante, qualsiasi attacco facciano loro c'è il rischio che mi tira giù la torre, veramente incredibile. Ma c'è là in alto, qualcosa sta succedendo. Bene così che lui spreca ancora. Restiamo in attesa e di nuovo giù la lapide per vanificare questo attacco di quest'orda cattivissima. Un tronco addirittura ragazzi che non locca la mia tomba, peccato. Va bene, non potevo fare nient'altro, non aveva senso fare nient'altro. Adesso ha senso tirargli giù quella torre lì ragazzi. E il pecca davanti potrebbe essere l'autore di questa cosa. Usa un fulmine, spreca 6. Dai amici miei, con gli scheletrini davanti che non subiscono il danno. Mamma mia, ha tirato un barile che gli è andato lì proprio di culo. Ma il pecca tira giù tutto, dagli una legnata. Una legnata la tira il pecca, due legnate tira il pecca e il drago 300, 200, 150, 50 e in questo momento va giù la sua torre ragazzi. Vediamo di chiudere con quest'orda qui, vediamo cosa fa lui. Lui pianterà giù una mongolfiera secondo me centrale, è il momento di avere qualche truppa veloce disponibile. Eccola lì la sua mongolfiera, vai dragone. Bene che spreca i fulmini così, questo qua. Forse non è sprecato. E invece gliela tiriamo giù, 17 secondi alla fine, non può entrare. Vediamo se riusciamo a portare a casa il risultato. Gioca là in fondo un mago. Che idea, vuole giocare il batterrun questo qua. Cos'è che vuole fare? 6 secondi dalla fine, non può più nulla, la tomba. Così, e portiamo a casa ragazzi il primo risultato utile della giornata. Fantastico ragazzi. Era un livello 6. Diciamo che se io trovassi il golem o se trovassi una leggendaria, la roba qua cambierebbe un pochettino. Ma direi che abbiamo due bauletti, proprio due ne abbiamo da aprire. Andiamo subito col primo magello della giornata. 56 di gold, un battle ram e 7 mortai. Purtroppo non posso potenziare le carte, anche perché prenderei punti esperienza e salirei di livello. Quindi baule d'oro, vediamo se ci regala qualche grande emozione. 139 di gold, 2 orde di sgherri, 4 goblin lancieri, 17 goblin. E mi sa che arriva la rara, sono 3 valchirie. Niente da fare per noi, 1741 i trofei. Ci avrei anche l'idea di piazzargli dentro, dov'è che l'è? Questo qua, quanto toglie? 1000 punti ferita, però 20 di danno, no?
Non posso giocare l'arco. Devo giocare ancora così. Facciamone un'altra, ragazzi. Portatemi fortuna, mi raccomando. E mentre si apre la partita, io vi ricordo di attivare la campanella, ragazzi, sul mio canale YouTube per ricevere sempre, ogni giorno, le notifiche del nuovo video che carico. Avanti col drago. Siamo contro Simi dei Ponies Musicales. Dovevo giocare anche un dragone. Invece forse bene così. Forse bene così. Una lapide per noi, ma quella valchiria non deve assolutamente raggiungere la nostra lapide. Quindi il peccone davanti è l'unica soluzione disponibile in questo momento. Però hai giocato male. Sono partito male perché... No, non posso sprecare anche la veleno. Bene, lasciamo entrare, ricarichiamoci. Ricarichiamoci e lasciamo entrare. Intanto abbiamo giù una tomba. Adesso posso usare la veleno. Adesso devo usare la veleno che mi sbrucia via tutti. Bene così che i goblin non ci sono. Ah, c'è là anche questo, la mongolfiera. Magari... No, non ce la faccio. Miseria, mi tira giù la torre con la mongolfiera. E lo sapevo, porca. E mi tira giù anche la strega, invece non la prende. 4, 5, 6, vediamo se riusciamo a partire con un contrattacco infuriato. Vai furia. Ah, messo la valchirietta, messo. Miseriaccia, porcaccia, vaccaccia. Non doveva mettere la valchiria lì, non doveva mettere la valchiria lì. 1 minuto e 40 alla fine, ragazzi. Questa è dura. Questa è veramente dura e tosta, anche perché lui ha pronto, io lo so, una nuova mongolfiera che mi piazzerà, secondo me, centrale. E io dovrò rispondere con 8 di mana, che vuol dire lapide e strega. Vediamo un pochettino, vediamo cosa fa. Devo mettere la lapide. Per forza lui gioca una strega là in fondo. E la mia lapide. Niente, apro con una strega anche io, così posso coprire la torre se mette la mongolfiera. Oh cazzo. Scusate. Da dove l'ha tirato fuori quel gigante? Non è un problema per la nostra orda di sgarri che se lo mangia via. E ci fa recuperare parecchio mana. Vediamo un pochettino cosa succede. La nostra strega è ancora inviolata. Lui c'ha la valchiria. Io devo stare attento a quello che faccio. Posso provarci invece. Ok, spreco una tappa. Vai così. E vai così. Ma ce l'ha sempre disponibile con la valchiria. A 52 secondi dalla fine. La situazione è ancora più critica di prima, ragazzi. Con questa nuova mongolfiera. Vai valchiria, vai sul mio peccone, non sulla mia lapide, non sulla mia lapide. Maledizione, 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 maledizione. Va giù anche questa, ragazzi. Questa è andata, mi dispiace. Andiamo solamente con una veleno a danneggiare un pochettino le sue truppe. Vediamo se riusciamo a fare una ripartenza cattiva, ma penso proprio di no. Il peccone cosa sta facendo? Va sulla strega, adesso va sulla sua lapide, che ha giocato direi in maniera impeccabile, quindi... Una l'abbiamo vinta, una l'abbiamo persa. Non si possono vincere tutte. L'importante è continuare a salire, ragazzi. Siamo sui 1700, la cosa va veramente bene. Se mai arriverò a 2000 rimanendo a livello 1, è veramente una gran figata. Quindi, andiamo a perdere così questa partita. Bravo Simi, ti ringrazio un sacco. E direi che... è amichevole, ragazzi, è amichevole. Che vi posso dire, ragazzi, anche per oggi ho dato. Io vi ricordo di fare un salto sulla pagina Facebook Clash Royale Total Wars, che c'è un movimento di roba, ragazzi. La gente che scrive, le mettono sulle foto, si fanno i consigli, tornei, ragazzi. Fate un salto su Total Wars Italy perché stiamo crescendo veramente tanto. Io vi ringrazio e rinnovo il nostro appuntamento al mio prossimo video. Ciao!